Mister, si riparte, insomma, ci si aspettava probabilmente qualcosa di diverso da questa divisa dei giornali, però insomma, come ha detto lei, bisogna fare dei registri per lì. Allora, innanzitutto ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri tifosi, alla città. E diciamo che sono, come dire, alimentato da due sentimenti. Uno sicuramente un po' di rabbia, perché avrei voluto, come penso ogni allenatore, poter sfruttare questo periodo di sosta che ci porta alla partita, arrivare a poter lavorare in un certo modo e avere più giocatori. Quindi voi per le partenze, voi per gli infortuni, non sono riuscito a poter proporre il lavoro che mi piace proporre. Quindi la rabbia è soprattutto per il fatto proprio di non aver potuto didatticamente lavorare come mi piace. Però dall'altra parte devo dire che sono, diciamo, relativamente tranquillo, nel senso che con il presidente, con il direttore abbiamo individuato gli obiettivi, sappiamo quello che dobbiamo fare, probabilmente le dinamiche di mercato in questo momento non ci hanno permesso di poter, come dire, ottimizzare il tutto nel tempo in cui pensavamo potessimo farlo. Adesso vediamo la prossima settimana cosa porterà questo mercato. E quindi aspetto fiducioso di poter completare la squadra al fine di raggiungere l'obiettivo della salvezza, che mi sembra la cosa più importante in assoluto. Sì, no, io volevo affrontare un attimo dopo il discorso del mercato, Torniamoci un attimo sulla partita difficilissima naturalmente, quest'Andria che insomma in casa è quasi imbattibile, insomma per tempo più di sempre sono sulla partita, si va con solo i 16 effettivi, praticamente poi senza considerare i ragazzi dell'Alberetti, quindi insomma è una situazione di emergenza, insomma sarà difficile uscire indenni da questa partita, no? Beh, i numeri parlano chiaro, sicuramente è una partita difficilissima, giochiamo contro una squadra molto forte, sono 13 partite che non perde, su 29 punti 20 li ha fatti in casa, tra l'altro battendo formazioni importanti come Juve Stabia, Matera, pareggiando con Lecce e Foggia, una squadra che sulla falsariga dell'anno scorso denota una grande potenzialità, una struttura molto forte. Una trasferta difficilissima per noi, però io confido nei nostri calciatori, confido in quello che di buono abbiamo fatto nell'ultimo periodo, e quindi per noi l'imperativo è quello di andare a fare la nostra partita, a giocarcela e dare continuità a quel periodo, ultimo periodo che abbiamo trascorso, e cercare di iniziare questo girone di ritorno, che saranno 17 veramente finali, nel miglior modo possibile. Mister, con l'arrivo di Sirri in settimana si è lavorato molto sulla difesa a tre, magari con lui centrale, Prestia e Pasqualoni dall'altra parte. Però si rivedrà questo modulo ad Andri oppure si rivaluterà ancora una volta la difesa a quattro? Guardi, l'idea mia è quella di poter, attraverso poi la campagna di trasferimenti, riuscire ad ottenere una squadra che possa interpretare i due moduli. E quindi noi sappiamo le certezze che abbiamo col 4-4-2, è chiaro che quella sarà la strada madre, vedremo poi di partita in partita, dovrò fare di necessità virtù in relazione anche alla disponibilità che avremo. E lavoriamo per essere preparati a tutto, perché ogni partita sarà piena di insidie e dobbiamo cercare, con la giusta mentalità, col giusto atteggiamento che abbiamo dimostrato negli ultimi tempi, di ovviare a qualsiasi difficoltà ci possiamo trovare durante la partita. Mi seguiamo un po' le domande un po' più scomode. Dunque, allora, questo mercato, lei aveva detto che appunto si attendeva qualcosa di diverso già dalla ripresa degli allenamenti, siamo al 21 gennaio, non solo non sono arrivato, è arrivato un solo giocatore, ma ne sono partiti.
di altri, insomma anche probabilmente contro quelle che erano le sue aspettative. Questa società si muove un po' in ordine sparso. Ci dica un po' qual è, insomma, la sua visuale, la sua cosa, insomma, immagino che non, lo ha già detto, peraltro non è particolarmente contento, insomma, anche i tifosi stessi si sono un po' perplessi anche per quanto riguarda il suo atteggiamento, perché insomma, diciamo, mi sarei dovuto, forse si sarebbe dovuto imporre, Cice, un po' come la sua... No, le dico molto semplicemente come stanno le cose. Le ho detto prima che la rabbia è dovuta al fatto che proprio per il lavoro in campo non potevo fare quello che avevo in mente di fare. E perché, diciamo, la mia gestione parte da adesso. È chiaro che avendo un numero ridotto di calciatori è difficile lavorare, però quelli che hanno lavorato molto bene e sono contento. Dall'altra parte, diciamo che sia col presidente che col direttore abbiamo individuato gli obiettivi. Io è risaputo che vorrei avere due giocatori per ruolo e quindi aspetto questa settimana per cercare di concretizzare gli obiettivi che ci siamo posti. Però mi perdoni, in una squadra in difficoltà, una squadra penultima in classifica, no? Tutti quanti ci aspettavamo che, insomma, gli acquisti, se fossero intervenuti, sarebbero dovuti intervenire subito. Invece qui ci siamo ridotti all'ultima settimana, quindi dice dinamiche di mercato. Sì, okay, è vero, dinamiche di mercato probabilmente sono particolari, però insomma probabilmente il Calanzaro società avrebbe dovuto fare qualche sforzo in più. Immaginiamo tutti quanti che avrebbe dovuto fare qualche sforzo in più, anche perché, mi scusi se insisto, insomma i primi obiettivi sono tutti quanti sfumati, quelli che insomma all'inizio avevate magari individuato, no? No, no. Forse quello che si pensava. Quindi noi abbiamo le idee chiare, diciamo che ci ho messo del mio in questo, nel senso che siccome voglio prendere giocatori da un punto di vista morale e da un punto di vista tecnico funzionali a quelle che sono le mie idee, a quello che è il gruppo che ho a disposizione, perché il mio primo pensiero è tutelare i calciatori che fino adesso ci hanno dato tanto, e andare a prendere dei calciatori solo perché dovevamo colmare numericamente il gruppo, preferisco aspettare e individuare invece quei calciatori che poi saranno funzionali da qui alla fine del campionato. Rimane il molto fatto semplice. C'è una società con una squadra penultima in classifica, con due partite, queste prossime due difficilissime, con il rischio che magari peggiori ancora di più la situazione, no? Vediamo il campo cosa dirà. È un rischio, certo, però noi dobbiamo arrivare al 7 di maggio cercando di ottenere la salvezza diretta. L'obiettivo è quello, e preferisco aspettare questa settimana e prendere dei giocatori che siano funzionali a quello che dobbiamo andare a fare, perché per me sarebbe stato facile dire voglio i giocatori. Mi sono stati proposti anche nomi importanti, però non li riteremo, diciamo, opportuni per il nostro ambiente, per il nostro tipo di calcio, per il nostro gruppo. Siccome, ripeto, io devo tutelare la squadra, devo tutelare il mio lavoro, allora aspetto. Quindi la cosa è molto chiara. È ovvio che il problema in questo momento è numerico, perché noi dobbiamo prendere 4 calciatori ancora, quindi lo sappiamo, ci stanno lavorando, speriamo in settimana prossima di chiudere quelle operazioni che stiamo portando avanti, perché credo che voi avete forse molto più conoscenza e esperienza di me rispetto a quello che è successo gli altri anni. Bisogna fare le cose per bene, e io questo è quello che voglio fare, ma non per partito preso, ma perché tutto quello che facciamo deve essere funzionale all'obiettivo, che è quello della salvezza. Quindi andare a crescere numericamente la squadra con giocatori che poi non erano funzionali al progetto solo perché c'era la paura di queste due partite, non mi sembrava opportuno, perché era come continuare a fare degli errori che secondo me non vanno fatti. Quindi per me è molto semplice. Proprio non so se sono stato chiaro col concetto. Proprio perché però abbiamo esperienze degli altri anni, noi ci siamo resi conto che gli altri anni più o meno si facevano più o meno gli stessi discorsi, poi alla fine ci siamo ritrovati con giocatori mediocri, comunque che hanno dato pochissimo al Catanzaro, faccio
faccio l'esempio dell'anno scorso. Non è che c'è questo rischio anche quest'anno, no? No, io spero sicuramente di no. Spero sicuramente di no, perché credo che questa salvezza sia al cuore di tutti, per primo al presidente, che è quello che fa gli investimenti e, essendo un uomo di un businessman, come si dice, è il primo che ha interesse a salvare il Catanzaro, lo sa, perché salva i suoi soldi, il suo patrimonio. Poi c'è da salvare una squadra, una città, una storia. Quindi noi col gruppo, coi ragazzi, siamo consapevoli di questo, daremo l'anima per questo. Certo, l'auspicio è che adesso arrivino quei calciatori che vanno a completare questo gruppo, che possa dare continuità a quello che abbiamo fatto nell'ultimo periodo. Mister, due domande. La prima, quanto l'ha fatta arrabbiare? Se l'ha fatta arrabbiare l'uscita di Tavares prima della partita di Andria, magari un tempismo un po' sbagliato questo dell'uscita di Tavares, perché lascia il Catanzaro solo con una punta. E poi se si aspetta proprio per questo motivo un movimento da parte della società con l'arrivo di una punta con le più o meno stesse caratteristiche, un attaccante fisico, un attaccante magari capace di assicurare anche qualche gol in più rispetto al portoghese. Allora, la logica di mercato potrebbe dirmi esce un attaccante, ne deve entrare un altro. Però l'attaccante che abbiamo individuato dobbiamo aspettare, quindi io voglio aspettare. Poi per quanto riguarda il discorso delle caratteristiche del gol, vedremo quando arriverà e ne discuteremo, se arriverà lui o arriverà qualcun altro. Poi non siamo con un solo attaccante, perché noi abbiamo Sarau, abbiamo Basarak, abbiamo Kunzi, che per me è un attaccante, anche se per necessità l'ho dovuto adattare ad esterno tante volte, anche se l'ha fatto bene, quando è stato bene, e abbiamo Giovinco, che per me è un giocatore offensivo. Quindi noi, per la partita di Andria, sono fiducioso che questi calciatori ci possano garantire quel contributo per cercare di fare il meglio in questa partita. Mister, per me due domande pure. La prima relativa alla parte di Andria. L'Andria è la squadra che ha pareggiato di più in questo campionato, 11 pareggi, così come il Catanzaro viene da 4 pareggi consecutivi, firmerebbe per un pari. E poi nella seconda l'Andria ha preso solamente 5 gol in casa, il Catanzaro quindi dovrà, almeno dal punto di vista offensivo, essere più incisivo, più cinico rispetto, soprattutto mi viene in mente la partita col Francavilla, dove nel secondo tempo l'impressione che si aveva era un Catanzaro impotente, mi perdono il termine. Allora, vabbè, i dati che dice dell'Andria sono assolutamente veritieri, in casa veramente forte, e subisce pochissimo, anche contro squadre forti ha subito poco. E per quanto riguarda noi, è un dato di fatto, è chiaro che negli ultimi 25 metri, 30 metri dobbiamo migliorare tantissimo, sotto porta dobbiamo migliorare. E adesso intanto abbiamo lavorato con questi giocatori, ho piena fiducia, è un nostro limite, io solo con il lavoro posso pensare di poter migliorare le cose. E quindi ha usato un termine giusto, dovremmo essere cinici, perché probabilmente non ci capiteranno molte occasioni. Se saremo bravi a costruirne qualcuna, dobbiamo essere bravi a concretizzarla. Fermerebbe per il pari? No. Mister, lei prima parlava di 4 innesti, si aspetta 4 innesti, sì. Dice i ruoli. Allora, noi dobbiamo completare la linea difensiva con un esterno basso a destra. E poi dobbiamo prendere una punta, logicamente, che è il ruolo, diciamo, più importante, soprattutto adesso che è uscito anche Tavares. E mi aspetto un esterno offensivo e poi un altro giocatore che vedremo chi sarà, vista l'uscita di un centrocampista che è andato a Teramo, Di Baccolo. E potrà essere un esterno, potrà essere un centrocampista, vediamo, a seconda di quello che darà il mercato. Poi se succederà che qualcuno esce, lo sostituiremo. Quindi gli indirizzi sono questi, così avremo noi 20 giocatori più i 3 portieri e vediamo di ottimizzare il tutto entro la prossima settimana. Gomez è un obiettivo? Gomez è un giocatore forte che a me piace tanto, l'ho allenato e ambito tante squadre, è di proprietà dell'Agragas, quindi sicuramente non dipende da noi. Ci sono altri due profili importanti che ci possiamo lavorare, vediamo settimana prossima.
Mister, nell'elenco degli attaccanti che ha fatto prima non ha citato Leandro Campagna, il giocatore è in partenza, il giocatore lo ha dimenticato? No, perché per me Campagna è un esterno d'attacco, quindi lo menziono tra gli esterni di attacco, fermo restando che può giocare, viste le caratteristiche di gamba, se giochi con tre attaccanti può fare l'attaccante, diciamo, esterno dei tre, può giocare anche da seconda punta, però credo che se abbia riferimenti più specifici riesce a rendere meglio. Purtroppo, e lo sottolineo purtroppo perché è un giocatore che a me piace molto, che ha grande potenzialità, non ha potuto darci il contributo perché ha questo problema fisico che non gli permette di allenarsi con continuità, infatti anche lui è fermo ai box. Ne sono rammaricato perché sono sicuro che avrebbe potuto darci una grossa mano. Quindi l'auspicio è quello che recuperi prima possibile, perché abbiamo bisogno di tutti. Bene. Grazie.